What a tutti ciurma e benvenuti a giocare in questo nuovissimo episodio su Kena Bridge of Spirits. Vi ricordo ragazzi che il vostro sostegno con i like è assolutamente fondamentale affinché la serie possa proseguire. Per cui vediamo di riuscire a raggiungere almeno i 30 like per il prossimo episodio. So che ce la possiamo fare ragazzi. Grazie come sempre a tutti per il vostro supporto. E la volta scorsa ci eravamo lasciati qui ragazzi. Dobbiamo andare ad affrontare quello che credo si possa ritenere il primo vero boss, proprio coi coglioni e contro coglioni di questo gioco. E in collegamento a questo appunto andiamo a leggere il commento che ho scelto fra i vari commenti che mi avete lasciato sotto l'ultimo episodio di Kena, per i quali ringrazio tutti chiaramente. Il commento di Hyrux che scrive: ebbene sì, benvenuta ufficialmente in Kena. Quindi quello ha proprio segnato ragazzi l'inizio ufficiale, chiamiamolo così, di questo gioco. Come ho già detto in precedenza, questo titolo è un puccioso film Pixar, però sappi che d'ora in poi diventerà un vero e proprio Souls-like. I boss sono fatti di puro rancore degli sviluppatori. Il consiglio principale è di imparare ad usare il parry, sarà il tuo migliore amico. Colpisci i punti deboli, quelli gialli, dei nemici con l'arco ed impara a schivare al momento giusto. Sappi che da giocatore di Souls ho trovato questo Kena tanto appagante quanto ostico. I veri boss saranno ancora più complessi, ma non temere, dopo tutto morire fa parte dell'esperienza. Goditi quello che secondo me è un piccolo capolavoro e buone bestemmie. Noi saremo qui per consolarti. Nel frattempo che la piccola Kena si siede circondata da questi pucciosissimi e cipitissimi rot, io ringrazio veramente di cuore Ai per questo commento, perché è stato sincero, nel senso che non è che mi ha voluto illudere e mi ha voluto dire no vabbè, ma tanto c'è, è semplice, è semplice. No, veramente ha voluto riconoscere che il gioco di per sé, tra l'altro da giocatore di Souls ragazzi, è alquanto complicatuccio. Da come il gioco si presenta effettivamente uno non l'avrebbe probabilmente potuto dire, però anche questo sicuramente è un aspetto che mi lascia particolarmente sorpresa, perché è una cosa che appunto non mi sarei aspettata da questo gioco. Quindi sono maggiormente contenta ragazzi di poterlo giocare, grazie ancora Angel per il regalo, e di poterlo portare qui sul canale per voi, perché a quanto pare se dovessi riuscire comunque a proseguire ragazzi, a completarlo, potrei ritenermi anche più che soddisfatta. E sicuramente ragazzi, come è finito il commento, è una cosa bellissima, perché noi saremo qui per consolarti. Cioè non sapevo, ma dato una boccata d'ossigeno che tu non ti puoi neanche immaginare. Quindi grazie ancora. E quindi ragazzi, stavo dando uno sguardino ai vari potenziamenti disponibili, e chiaramente adesso ci si è aggiunta ragazzi anche la sezione dedicata all'arco, e stavo vedendo che questo potenziamento potrebbe essere molto utile, perché se premo R3 mentre tendo l'arco posso rallentare brevemente il tempo, il che potrebbe chiaramente essere utile. Per cui, visto che abbiamo giusto 150 punti karma, direi di usarli appunto per comprare questo potenziamento. Quindi andiamo, vediamo se riuscirò in un modo o nell'altro a sconfiggere ragazzi questo primo vero boss su Kena, e non vedo l'ora di riprovare sinceramente. Ok ragazzi, è arrivato il momento di affrontare questo gigantone. Sarà più difficile di quello che appunto potessi prevedere, quindi vediamo di fare molta molta attenzione. Cerchiamo di stargli a distanza, perché appunto ragazzi sto maledetto picchia, picchia forte. Oddio, specialmente quando carica. Punto debole, ah! Madonna santa, regà, direi di ricaricare. La fessa di Soreta. Qua veramente o entro un attimo nell'ottica della questione, perché se no è un guaio, davvero un guaio. Beh ragazzi, direi che da questo punto di vista mi ritorna in mente qualcosa di estremamente familiare. Non so, possa mai essere per carità la serie su Dark Souls 3, eh. Ok, chiaramente usando troppo lo scudo, quella che riteniamo la stamina, suppongo, cala a picco. Io vi chiedo scusa ragazzi se chiaramente... ecco parry, eccolo, eccolo, eccolo. Ok, 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 devo entrare un attimo in quella logica là, perché se no non esco davvero viva, ma tipo mai più. Boom, bitch! Cazzo, però se manco giusto i punti deboli, ce la farà? Ce la farà, giocherina? A sconfiggere questo primo boss? Non oso immaginare gli altri, ragazzi, allora a questo punto delle cose. La fessa tesoreta.
Se non mi sbucano i rot, non me posso curare. Forza, ragazzi. Ok, ok. Approfittiamo. Ok, ok, ok. Quindi bisogna avere pure un certo tempismo, raga, ad usare tipo il rallentamento del tempo o cose del genere. Cazzus. Ok. Concentrata, concentrata, non ci perdiamo. Non ci perdiamo mo, che ci siamo. Cazzarola. Ok. Ammazza, regà. Ammazza, regà. Posso dire ammazza, regà. Amori che mi guardano. Amori cipi. Voi mi avete aiutato sicuramente. Mi avete salvato la vita. Perché siete troppo cipi e ci tenete, vero? E quindi, regà, niente. Allora, prima boss fight ce l'abbiamo fatta. Però davvero continuo a ripetere quello che ho già detto, ragazzi, non me lo sarei mai aspettato, perché appunto te lo presentano tutto così carino, è tutto super. Ah, e poi rimani fottuto, perché appunto, cioè, quando mai te l'aspetteresti? Forza, regà, famo fuori sto mega brufolone schifoso. Oh, finalmente abbiamo liberato la casa di Rusu. Visto, amico? Ho dovuto penare un bel po', però ce l'abbiamo fatta. Ok. Abbiamo raccolto, penso fosse un nuovo ricordo, no? Una roba del genere. Ok. I made that knife for Taro when he was a boy. He loved these woods. And I tried my best to teach him the old ways. Consumed by the troubles of our village. I was not there for Taro when he needed me most. I hope we can bring him peace. Lo spero anch'io. More relics are hidden in the corruption of the forgotten forest. Ok. Benissimo. Ok, perfetto. Abbiamo, esatto, scoperto una nuova reliquia riguardo Taro con il suo coltello. E quindi, allora, questo l'abbiamo fatto. Intanto che i Rot ci rivengono incontro, gli amici cipi. Wow! E raggiungiamo il livello 2, ragazzi, il livello 2 dei Rot. Adesso i Rot possono eseguire più azioni. Mi chiedo quali. Dobbiamo tornare di qua, ragazzi, nella foresta dimenticata per trovare, credo, quella che sia l'ultima reliquia, ovviamente. Intanto diamo prima un'occhiatina di qua. Vediamo se c'è qualcosa di succulento. Oh. Amori, che mi aprono anche i cassetti. Ma, amore cipi. Amore, sarà nascosto nel cassetto lui. Ah, unisciti, unisciti alla combriccola. Piccolo chip. Apriamo qua. Oh, frutta per tutti. Dai, yeah. Forza, ragazzi, dateci sotto. Buona. Super succulenta. Tu che fai là sopra? Che cosa stavi facendo? T'ho visto che stavi a rubare salame. Perché a te la frutta intanto te garba. I frutti fanno bene. Cioè, regà, la frutta fa bene. Dovete mangiarne quanta più possibile. Allora, qua usiamo i rot anche qui. Oddio, amori, che mi danno un sacco di soldini. Grazie, così mi posso comprare più cappellini. Benissimo, allora qua dentro penso di aver fatto tutto. Guardiamo qui, ragazzi, altri soldini. Dai, che oggi diventiamo ricchi, 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 ricchi. E frutta per tutti, ragazzi, di nuovo. Ci sono i due fratellini. Vediamo un attimino cosa hanno da dire. Ciao, ragazzi. It's good to be back. Yeah, I wish Charles was here.
Lo so, ragazzi. Cioè, che altro gli si può dire? Niente. Qua possiamo aprire. Aha, certo che possiamo. E beccare altri dindi. Diamo un'occhiatina di qua. Allora, qua intorno perlomeno sembra, insomma, che io abbia preso tutto. Però posso viaggiare con la fiammella e mi sa che faccio prima. Proviamo. Ok, viaggiamo fino al sentiero della foresta e da lì dovremmo essere poi abbastanza vicini fino al punto d'incontro col caro Rusu. Allora, andiamo dritt pudrit da questa parte, anche se qua c'è ancora merda. Effettivamente questo schifo, ragazzi, questo pidocchiume un po' dappertutto purtroppo, però appunto ci sono i metodi per pulire la zona, chiaramente, per cui... Andiamo, piccoli cipi. Ma quanto è bella la parte davanti. Sembra una pantera ariete. Non lo so, ok. Ripuliamo, ragazzi, perché veramente non si può vedere sto schifo. Oh, finalmente ce l'abbiamo fatto. Abbiamo fatto giusto in tempo, tra l'altro. Così possiamo entrare qui e raccogliere altri dindi, chiaramente. È un nuovo cappellino. Amore, un fiocchetto. Amore, cipi, si può mettere il fiocchetto sulla testa. Ok, allora, qua abbiamo fatto. Procediamo da questa parte, intanto che la musica in sottofondo è tipo qualcosa di wow. C'è veramente ben poco da dire, ragazzi. E ci riaddentriamo qui nella foresta, chiaramente. Procediamo di qua e andiamo ad incontrare Rusu. Ah, questi ragazzi, essendo blu, infatti, come qualcuno giustamente di voi mi ha suggerito, forse questa roba appesa, chiaramente adesso posso colpirla con l'arco, quindi farei meglio pure a starci un attimino attenta. Allora, visto che siamo qua al carretto dei cappelli, posso fargli indossare il fiocchetto, chiaramente sì, perfetto. Ok, c'hanno tutto, raga, tigre, volpe, più o meno c'è tutto quello che possono avere per ora. Ok, credo che la strada sia di qua. Oddio, raga, l'arco funziona anche tipo da rampino. Mi sono tipo teletrasportata qua sopra, no, non sapevo neanche di poterlo fare. Allora, diamo un colpetto a quella roba lì, raccogliamo un po' di dindi e vediamo se è di qua che devo andare, perché quella porta, raga, non sono riuscita ad aprirla. Continuiamo a procedere e vediamo se sto andando per il verso giusto. Intanto qua possiamo raccogliere il piccolo cipi che c'era nascosto. Perfetto, almeno ne ho trovato un altro. Ottimo così. One eternity later. Allora, ragazzi, io sono tornata pure indietro, ma la strada deve essere per forza questa. Cioè deve passare per forza da sta porta, ecco. E quella io prima non l'avevo notata. Perché sbrilluccica? Perché la posso colpire? Ah, adesso sì che ragioniamo. Apriti sesamo. Ok. Devo solo fare un pochettino più di attenzione ai dettagli, ragazzi, perché sennò non ne esco viva. Ok, siamo appena entrati nella foresta dimenticata. No one knows the true age of these shrines. The people who built them have long been forgotten, but their work still remains. Watching over the forest like ancient guardians. Taro's spirit has corrupted the shrines and sealed the entrance to the guardian tree. I can feel. Ok, quindi ha fatto un macello in pratica. Ha fatto solo un macello. Thank you, Rusu. I'll work to clean the shrines. Ok, ripristina antichi santuari per aprire l'albero guardiano. Allora, quindi è tutto chiaramente in quest'area stessa, per cui direi di procedere da qui. Vediamo un po' se riesco a trovarli, ragazzi, perché comunque sta mappa è veramente grande ed è facile perdersi. Allora, dovrei essere nella direzione diretta verso la direzione giusta di regola, quindi vediamo un po'. Tanto dov'è Pidocchiume? C'è sta quello che ci serve, mi sembra di aver capito. Infatti qua c'è sta Pidocchiume, vedete? Dovrò trovare il modo chiaramente di pulire il Pidocchiume. Oddio, ma ritorniamo con questa questione dei sassi. Che ce devo fare con sto sasso? Non ho ancora capito bene la funzione di questi sassi, ragazzi. Vi dirò proprio sinceramente. Intanto comunque direi di darci uno sguardo. Di buttare uno sguardo qua intorno, perché appunto magari possiamo trovare tanti dindi utili. Allora, qua di nuovo c'è una roba che sbrilluccica. Forse devo colpire quello.
Ah, e poi c'era questo. Mannaggia la cincia allegra. Ok. Ok, vabbè, adesso che sto da sta parte dovrebbe essere tutto un pochettino più semplice e rapido. Giusto? Tre. Ah, ce n'è pure un altro, Yasa. Ce la farò? Oh, qualcosa è successo al mio. Oddio! Una cosa antipatica doveva succedere. Mannaggia santa, regà, cioè io già c'ho abbastanza la fa. Non capisco se ci avranno un ordine preciso o che. Hanno un ordine preciso, mi sa. Ah, infatti, vedete, se sbaglio continuano a uscire questi. Come faccio a sapere qual è l'ordine preciso? Scusate, sbrilluccicano tutti. Allora, apriamo questo nel frattempo. Frutta per tutti, ragazzi, di nuovo. Di qua, di qua, di qua c'è qualcosa. Oh. Oh, wow. Cosa ho fatto? Oh. Una cosa che sbrilluccica. Ottimo. Ok, ok, ok. Comunque devo trovarla sta cosa. Meno male. Bene. Di questa comunque mi serviva. Questo è rosso. Sconfiggi tutti i nemici prima che scada il tempo. Ma oh! Ma di che cazzo stiamo parlando? Fermi! Madonna, ma come faccio? Ma what the fuck? Raga, ovviamente queste sono sfide, sono sfide, ma io mo ci rimango secca intanto per le sfide. E tra l'altro ho perso. Mamma mia. Ok, prendete i dindi, ragazzi. Forza, forza, mangiate, mangiate. Spolpate come si deve, mi raccomando. Oh, un piccolo rot. Amore, che facevi qui tutto solo in mezzo alla strada? Boh, non lo sa nemmeno lui, si è perso. Allora, se per ora non riesco a sbrogliarmela lì, vediamo se riusciamo a risolvere il problema da qualche altra parte. Questo mi ha portato fin qua e vediamo cosa mi permette di utile. Ok, saltiamo di qua. Andiamo di sopra e... Ok, fin lì ci posso arrivare? Chiaramente no, figurate. One eternity later. Allora, io mi devo mettere qua, mi sembra di aver capito, ma... Ok, allora, da quel poco che sono riuscita a capire, quei sassi forse servono tipo da alimentatore a... non lo so, alla mia onda o roba del genere. Infatti adesso sto coso, guarda caso, se... si è aperto e si è liberato, quindi almeno qui sono riuscita a fare un pochettino di pulizia. Ok, adesso ci si è sbloccato pure il fiore, chiaramente. Ruso invece? Chiaramente. Ottimo. Ok, molto interessante. A parte tutto, allora questo può passare in mezzo all'acqua, questo coso dei rot. Vediamo. Forza ragazzi, datevi da fa... E vediamo un pochettino che altre abilità ci avete. Sì, chiaramente può passare in mezzo all'acqua, è fatto d'acqua. Ah, ok, vediamo di arrivare il prima possibile dove dobbiamo arrivare, ragazzi. Per esempio qua. Giusto per fare un piccolo esempio, perché qua di pidocchiume direi che ce ne sta pure troppo. Però, a parte questo, forse potrò usare i rot per spostare anche questo masso tipo immenso. Che dove mai mi potrà servire? Op. Forse ci devo saltare sopra per arrivare qua, non lo so. Vabbè, intanto rilasciate pure l'oggetto, ragazzi, e seguitemi a ruota. Vediamo un attimino di qua dove andiamo a parare. Allora, questo è l'albero, ragazzi, che si dovrà aprire alla fine, appunto, dopo aver ripristinato gli altri tre santuari che ci mancano. E va bene, quindi non è di là che dobbiamo andare adesso. Mettete a posto sta roba, grazie piccolini. Ah, cioè, vedevo di pure dove metterla. Ah, ecco ragazzi, quello era un gufo, quindi bisognerà portare la statua del gufo fin qua. Forza piccoletti, dai, fate il vostro dovere, intanto portatela fin qua. E ora me la piazzate qua, per favore, grazie. Se no che vedo da magna fa, Ok, e una è a posto. Anche se non credo che sia utile fare questa cosa adesso, ragazzi, perché comunque se non ripulisco prima le altre zone, qua in ogni caso posso fare poco e niente. Per cui direi di tornare nelle zone di interesse. Allora, ragazzi, visto che mi ci trovavo, ho trovato un'altra statua gufo e quindi l'ho portata fin qui, chiaramente. Quindi One eternity later.
Ottimo. Oh, cavolo. Ecco. Pensavo di aver trovato la soluzione. E invece chiaramente no. Mi futto. Ah, tu sorella, minchia. Cioè, sono arrivata in uno dei santuari, chiaramente. Però ad accogliermi c'è stato questo. Che meraviglia, come sempre. E tua ermana, ecco. Mi sono costretta pure a curarmi. E c'è bello. Scusa, te pure te mi devi rompere i maroni. Ok, fermatemelo un attimo per favore, perché se no qua non ci sbrighiamo tipo mai più in questa vita. Allora, pure quella sopra mi avete già abbastanza rotto. Tre quarti dei maroni. Ok, pure te fuori. E fuori. E fuori. Ok. E pure te fuori dai coglioni. Grazie, ce l'abbiamo fatta? No, la musica non si è fermata, quindi proviamo ad andare di qua. Ah, ecco perché, mi sembrava strano. Ok, un altro fuori. E pure te. Pure te vai fuori. E lì ce ne sono altri, raga. Ammazza, si è protetto sto posto. Oh, porco. Pure guadagnato un trofeo senza manco volerlo. Sono nella merda, ragazzi, non so se ci rendiamo conto. No, perché dovremmo rendercene conto, in quanto la situazione è alquanto critica e complicata, direi. Quindi cerchiamo di colpirlo un attimo nell'occhio. Oh, almeno ci siamo tolti dai piedi quello grosso. Pure te. Ok, perfetto. Oh, questo, ok, ha segnato la fine. Wow, del combattimento, perfetto. Damo se da fatta. Ok, secondo santuario ripulito, signori. Torna al suo antico splendore, vero Rusu? Ma non lo metto in dubbio, guarda, che le acque siano sacre. Ci mancherebbe. Cioè, sono sacre adesso, perché fino ad un attimo fa erano piene di merda. Allora, lì posso arrivarci però. Ah, e certo. Oh, c'è un carretto di cappelli. Potrebbe farci comodo, chiaramente. Non so fino a che punto, però è comunque bene scoprirlo, chiaramente, come luogo sulla mappa. Per cui eccoci qua. Tac. Grazie, grazie. Oh, cappello ghianda, amore. Prendiamo pure il cappello ghianda. Ecco fatto, ragazzi, siete contenti? Avete visto? Vi siete meritato? Diciamo di sì. Che faccio? Me calo? Non lo so, me calo. Oh, si scivola. Cosa abbiamo qui? Allora, sì, queste le avevo sollevate poco fa, però non ci avevo visto tutta questa grande utilità. Però forse qui, oddio, ecco qua, fatta la frittata. Allora, stavo notando che qui c'è questa pietruzza che sbrilluccica. Se la colpisco, ah, ecco. Ottimo. Ah, no, ma questo è uno di quei cosi maledetti. Cioè, uno scrigno maledetto. No, no, no. One eternity later. Allora, vediamo un po' se riesco a risolvere questo enigma. Allora, prima ho provato a colpirle consecutivamente in cerchio. Magari se non devono essere colpite in cerchio, devono essere colpite in crociate, non lo so. La butto là, perché non ha senso tutto ciò. Cioè, non ha senso che non funzioni. O sono stata troppo lenta, non saprei. No, manco così è. Ma in qualche modo si deve risolvere, cioè manco così. Ma porco. Raga, ci riprovo in un altro modo. No, non so, raga. Mi sento veramente molto molto stupida. Era così. Dio santissimo, ci ho perso 30 anni per riuscire a farlo. E va bene. Ok, ripuliamo pure quest'ennesimo santuario. Ok, perfetto. Me ne dovrebbe mancare uno, se non sbaglio. Sì, l'ho visto. Taro e i suoi fratelli si sentivano sicuri in queste woods. Tu li hai insegnato bene, Rusu.
E ce ne manca uno, che a quanto pare è in cima tipo a Monculo Beach, perché è là sopra che dobbiamo salire. Per cui forse dovremmo trovare un modo, ragazzi, per arrivarci da qua, perché è questo che ci permette di salire sull'albero. Quindi ci deve stare un qualche modo per riuscire ad arrivare là sopra. La logica vuole che se non puoi andare da una parte, puoi andare dall'altra. Raga, c'ho le vedute ancora fin troppo strette, mi sa, su sto gioco, perché me perdo in un bicchiere d'acqua, ragazzi. Già il fatto che comunque la mappa è molto grande, dispersiva e tutto il resto, insomma, non ancora ci faccio l'abitudine, purtroppo. Quindi dovete un pochettino di pazienza con la sottoscritta, chiaramente. Non so se mi conviene saltare già adesso lì o vedere cosa c'è di qua. Qui c'è frutta, ragazzi, qui c'è frutta per tutti, venite piccoletti! Magnate, va, che diventate ancora più cicciosi e più cipi. Ok, adesso che avete pure finito di magnà, io che devo fare? Mi devo teletrasportare là? Proviamo. Saltiamo di qua. E qua c'è questa. Ci serve. Insomma, ci serve che venga fin qui. Per poter poi andare dall'altra parte. Ok, infatti è lì che dobbiamo andare. Verso quel fiore gigante, quel pidocchio gigante, semmai. Magari se colpisco qua, forse si muove. Perfetto. È l'ultimo santuario che ci rimane, ragazzi, da pulire, ok? Quindi dobbiamo di fare le cose fatte per bene. Andiamo di qua, saltiamo di là. Ottimo. E anche lì ci servirà il fiore che ci teletrasporta. Altro che Goku, raga. Goku ce fa una pippa, ce fa. Oh shit, no, non me lo sarei aspettato, guarda. Cioè, mi hai colto. Tua sorella. Una colta sprovvista. Sì, però. Ok, è finita. Ah, oddio! È finita un par de palle. Che mi dovete sempre mettere i bastoni fra le ruote, ragazzi? Cioè, vi rendete conto che rompete solo i maroni? Ve sta a dì che rompete le palle? Minchia, ci mancavano pure questi volanti. Porco. Madò, regà! Ma qui è pericolosissimo. Cioè, seccatore sotto. Che fine faccio? Per carità, no, 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 no. Dai, oh, regà. Sono nella merda, va bene? Ripeto, va bene se ripeto che sono nella merda, ok? Posso ripeterlo, sì. Posso ripeterlo e ho il pieno diritto di dirlo, cazzarola, eh! Fatto, ottimo. Dopo che ho fatto 50 miliardi di chilometri per arrivare fin qua, grazie, davvero tutti gentilissimi. Tutto molto bello, direi. Davvero tutto bellissimo. Regà, ma perché, cioè, scusate, ma mi pare normale. Cioè, attaccano dappertutto. Cioè, da dovunque. Vi dirò sinceramente, ragazzi, che questo gioco mi sta stupendo, perché davvero non mi sarei mai aspettata tutto questo. Cioè, io quando ho iniziato questa serie pensavo di iniziare appunto un gioco super tenero che non mi avrebbe creato alcun tipo di sclero o robe simili. Cioè, quindi immaginerete il mio stupore nel giocare questo gioco e ritrovarmi a vivere questo. Suppongo che sia anche abbastanza normale, no? Voglio dire. Ecco, tua sorella. Oddio, regà! Sono ancora allibita, ragazzi. Davvero, mi dovete dare un attimo il tempo di realizzare quello che sta succedendo, perché non ci sto credendo manco io. Misto tipo di 10 miliardi di cose, tipo 10.000 dita in culo, ok? Quindi, raga, veramente, vi giuro, sto facendo ancora fatica a realizzare tutto quello che sta succedendo. Ok, Madonna, quanti altri ne devono spucare? No, scusate. C'è un fiore lì. Ma è lì. E quello è il vero cazzo di problema. Raga, non può essere considerato normale tutto ciò. Davvero. No, dai, c'ero! Cioè, ma per quello stronzo che era rimasto là sopra! Non ci sto credendo, veramente non sto credendo a quello che sto vedendo, ragazzi. Mi sembra tutto allucinante. Ok,
è una boccata d'aria fresca. Qua c'è un fiore, almeno me ne sono accorta. In ritardo, ma me ne sono accorta, ok. Tu sorella pure. Dov'è il bastardo? Quello mi ha ucciso prima. L'hanno mascherato veramente molto bene questo gioco, devo dire. Davvero molto bene. Perché, porco, posso dirlo? Una me ne uscirà, ragazzi. Io vi chiedo scusa in anticipo, ma chiaramente le censurerò. Ma penso che sia pure abbastanza normale, voglio dire. Cioè, perché la pazienza poi fino a un certo punto, no? Quanto sono odiosi pure questi che volano, la puta madre che lo spario. Poi tra l'altro, raga, ottimo, cioè doverlo giocare col pad, mirare col pad, direi di una comodità allucinante, davvero allucinante, sì. Tu sei una merda che stai là sopra, ti nascondi in mezzo ai rami. Scusate, bloccatemelo un attimo, la puta madre. Oh, ok, questi più piccoli possono arrivare ad ucciderli loro, ma proprio quelli piccini piccini. La cam smette di registrare quando serve, cioè quando ho fatto. Vi giuro che non è possibile tutto ciò, ragazzi. È pazzesco. È veramente pazzesco. Ok, ce l'abbiamo fatta all'ultimo dei santuari. Era l'ultimo. Bene, sì, per cui adesso di regola posso dirigermi verso l'amore di Taro. One eternity later. Allora, ragazzi, dopo essere stata in giro tipo 3 miliardi di ore, mi sono resa conto che qui evidentemente c'è un modo per scendere direttamente senza ammazzarsi così a caso, ok? Me vedete, raga, ma sono pure abbandonata sulla sedia perché, cioè, non... oggi sono veramente al limite, ragazzi, perché sono quasi 2 ore che sto registrando. Chiaramente per i problemi che ci sono stati durante la partita. Difficoltà di qua, difficoltà di là, infatti mi porta di sotto. Ok, vediamo un po'. Allora, qua c'è della merda, tanto per cambiare. E di qua non c'è niente, ma qua posso aprire, chiaramente. Oh, perfetto. Ok, allora, qua c'è l'ultima statua di Gufo, ragazzi, meno male che l'ho notata, per cui... Forza, piccoletti, dov'è che la dobbiamo portare? Mi sa che è di qua, credo. Esatto, sì. Mamma che parto, raga, madonna santa che parto. Cioè, vi giuro, io cerco di mantenere la calma, ragazzi, ma... Cioè, immaginerete che il mio tempo a disposizione per registrare non è infinito. Quindi, cioè, il fatto di impiegarci così tanto perché sono pedita... E non riesco a fare le cose subito. Cioè, mi manda alquanto fuori dai gangheri. Ok. Oh, perfetto. Pure l'ultimo gufo ci sta. Nuovo cappello rotto disponibile. Quello da cervo. Ottimo. E adesso? Ok. Adesso... Pure. Pure questo. Chiaramente, sì, pure questo, ovvio, mi attacca al cazzo. Per una volta che ho fatto un parry come si deve, ovvio, mi attacca al cazzo. Va bene, va benissimo. Ok, mo me la so giocata proprio de merda, proprio de merda. Quindi intanto per completare, ovviamente, la merda che è stata oggi, non ci poteva mancare questo, ovvio. Madonna santa, raga. Davvero splendido, davvero splendido. È tutto assolutamente splendido. Ok, ok, ok. Oddio, mi sono bloccata da sola. Per completare il tutto, ragazzi, come non completare così? Con un bel boss... Cassamaroni. Sto attenta a non incastrarmi come ho fatto prima. E continuo a mancarlo.
Vediamo. Ok, se oggi riesco a completare sta cosa, anche quest'ennesimo boss, anche se c'ho i miei grossissimi dubbi, ragazzi. Madonna santa. Approfittiamo per una volta che me ne esce uno buono e decente. Non mi lascia usare i rock, ragazzi, non capisco perché. Cioè non so di lui, non capisco il motivo. A parte allora che sta cosa, regà, che non posso, cioè non posso lasciargli il bersaglio addosso, oppure è invalidante, perché ovviamente dover stare pure a girare la telecamera in momenti simili, un grossissimo dito nel culo, mo scusate il termine, ragazzi, però veramente, cioè, che cavolo. Niente fiori per curarsi, comodissimo. Davvero comodissimo, direi. Ok, mo sì. Ah, devo caricarne due, insomma, due palline rotte praticamente. Ok, ok. Mamma mia, che fatica, raga. Eppure, no, cioè, non era così tremendo, chiaramente. Quindi, cioè, raga, veramente non so cosa dire, eh. Tiriamo qua, vediamo cosa abbiamo. Ah sì, dobbiamo chiaramente far fuori quella merda. Oh, finalmente. Davvero ottimo. Splendido, splendido, splendido. Ce l'ho fatta. Ah, sono i due fratellini. E lui, chiaramente. At the guardian tree, asking it to protect the ones we love. Taro left this for the children. He must have been so scared when he lost them. Many of the offerings here were placed by the first village leaders, skilled hunters who use spirit energy to create powerful weapons. I'm sure the guardian tree won't mind if we use them to help Taro. Non penso che gli dispiacerà, insomma. Ok, perfetto, abbiamo raccolto un'altra reliquia. Elimina la corruzione nella grotta delle lanterne, quindi questo sarà il nostro prossimo obiettivo. Abbiamo trovato diversi rot, chiaramente, per cui la prossima volta, ragazzi, dovremo andare qui verso la grotta delle lanterne e ripulire chiaramente dal pidocchiume che c'è lì. E mio Dio, ragazzi, allora vi ripeto, io vi chiedo scusa se perdo la pazienza, però appunto il mio tempo un po' purtroppo, ragazzi, è limitato chiaramente per registrare. Quindi se impiego 2 ore per registrare questo video, poi non mi avanza tempo per registrare altro, e la cosa comunque mi innervosisce abbastanza. Ma mi innervosisce più che altro la mia incapacità a volte, ragazzi, di riuscire a trovare le soluzioni giuste al momento giusto, e la mia mancanza di capacità contro i boss molto spesso. Quindi vi chiedo scusa in ogni caso. Quindi vabbè, riprenderemo da qui la prossima volta. Questo video termina qui. Grazie a tutti, un bacione. Vi abbraccio a tutti, ragazzi, da Giocherina. Ciao!